Ciao a tutti, benvenuti sul canale, benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi video outfit, naturalmente. Quest'oggi vediamo insieme un outfit per cerimonia. Si avvicina la stagione, insomma, delle varie cerimonie, comunioni, matrimoni. Quindi ho pensato di proporvi un outfit proprio per le cerimonie. Allora, prima di farvi vedere il vestito nel suo complesso, allora, innanzitutto vi faccio vedere gli accessori che io ho deciso di andare ad indossare. Ovviamente voi considerate che io ora in questo momento indosso un solo vestitino, ma poi voi sopra potete andare a mettere il capospalla che più vi piace, ovviamente un capospalla in tinta con il resto dell'abbigliamento. Questa è solo un'idea che io vi do appunto di abbigliamento. Io ho scelto di andare ad indossare un abito di twin set in questo colore blu elettrico, con la parte sopra interamente in pizzo nero. Per dare un tocco di luce all'intero outfit, che cosa ho deciso di indossare? Ho deciso di indossare come accessorio questa collana grumettata in oro giallo e di indossare allo stesso tempo un cerchietto sempre grumettato in oro giallo. Allora, per quanto riguarda l'abito è di twin set, mentre gli accessori sono entrambi di Shein. Li potete trovare tranquillamente su Shein. Ho lasciato volutamente i capelli sciolti, proprio perché sono andata a indossare questo accessorio che riprende la collana. Non andrò a indossare poi nessun tipo di altro accessorio, se non i miei soliti anelli che porto abitualmente. Come profumo, che cosa ho deciso di indossare? Ho deciso di abbinare a questo outfit il profumo Joy di Jean Patou. Questo è un profumo storico, un profumo, un bouquet di fiori, un bouquet di fiori bianchi, ma anche di qualche fiore giallo, un bouquet piuttosto opulento, un bouquet persistente, ma non invadente. Sicuramente un profumo che fa la differenza, un profumo che, diciamo, sicuramente vi farà notare, ma non risulterà invadente agli altri ospiti. Vi darà quel tocco di classe e di eleganza che magari questo outfit, che per certi versi non è troppo, non è volutamente troppo elegante, ve lo può dare appunto l'utilizzo di un determinato profumo abbinato ad un determinato tipo di accessori. Perché ho scelto un outfit non troppo elegante? Perché molto spesso il problema legato alle cerimonie, ora ovviamente dipende dal ruolo che si ha all'interno della cerimonia e dal tipo di cerimonia, sorge nel dover scegliere un abito, nel comprare un abito che poi molto spesso potrebbe anche non essere utilizzato. Quest'oggi io vi propongo un abito che può essere tranquillamente utilizzato per una cerimonia, andando poi a mettere sopra o un cardigan dello stesso identico colore, quindi un cappotto o cardigan nella stessa identica nuance, ma perché no, magari un cappotto nero con degli inserti in pizzo, che ce ne sono tantissimi, o uno stesso identico cappotto blu con gli stessi identici inserti in pizzo, uno spolverino, a seconda appunto dell'ora in cui si svolge la cerimonia. L'abito è di twin set, ve lo segnalo perché è facilissimo, quindi puoi andare ad abbinare un capo di twin set, un capospalla di twin set con questi inserti in pizzo. Ho scelto un abito di questo tipo perché questo è un abito che può essere sì utilizzato per una cerimonia, ma è un abito che poi può essere sfruttato in altre occasioni. E proprio il mio scopo è quello di proporvi tutta una serie di outfit che si possono adattare in base agli accessori a situazioni completamente differenti. In questo caso l'outfit è l'outfit per una cerimonia e io vi faccio vedere il resto dell'outfit a figura intera.
Ok, eccomi pronta per mostrarvi l'outfit nella sua totalità. Considerate che questo lo considero un outfit prettamente da giorno. Però a seconda poi di come andate ad abbinare sopra gli accessori e i vari il capospalla che scegliete, che a seconda poi della stagione può essere un capo più pesante, un capo più leggero, avrete un effetto completamente diverso. Questo tipo di outfit consente comunque sia di poter stare, che so, all'aria aperta, di godere di una bella giornata di sole senza soffrire troppo il caldo e senza soprattutto andare ad investire in un abito che poi magari riponiamo nell'armadio e non utilizzeremo mai più. L'abito in questo caso è un abito tagliato sotto il seno, un abito stile impero in questo colore bluette. Io come l'ho abbinato? L'ho abbinato con delle calze molto molto velate, nere ed un paio di décolleté nere. Questo è appunto il vestito come sta nel suo complesso. Dunque, per una cerimonia, a mio avviso, va molto bene così com'è. Ovviamente sopra va abbinato un capospalla, ma anche un giacchettino corto. Ovviamente, nel momento in cui voi decidete di non che questo capo ormai l'avete utilizzato per la cerimonia, lo volete utilizzare in altre occasioni, è presto fatto il discorso. Si può abbinare tranquillamente a questo punto ad una sneakers. Ovviamente si tolgono queste calze. Si può tranquillamente abbinare ad una sneakers bianca. Si può abbinare ad una sneakers nera. Si può abbinare ad una sneakers blu. Si può abbinare anche, e ce lo vedo tanto, perché no, con un biker boots. Il calzino magari che spunta e un giacchino di pelle, si può abbinare in infiniti modi. Io sono partita proprio dall'outfit della cerimonia perché molto spesso si ha un sacco di capi che si sono comprati per delle cerimonie che non si sa poi come andarli ad utilizzare. Quindi, che so, in questo caso basta andare a mettere, che so, una giacca di pelle, un gilet di pelle, un chiodo in pelle, ovviamente nera, un biker boots nero e state sicuramente da Dio, fate un super figurone. Ovviamente cambiate gli accessori, cambiate tutte quante, magari passate, che so, ad una catena a maglia roll-on grande, ad una catena più lunga. Ci sono un'infinità di accessori che vi si possono abbinare, bracciali e così via. Ovviamente questo è il caso appunto dell'outfit da cerimonia, ma è anche l'occasione per darvi tutta una serie di spunti di come andare ad utilizzare l'abito della cerimonia, utilizzato per una cerimonia, in modo più sportivo. Ecco, la prossima volta magari vi proporrò lo stesso identico vestito, ma non più per una cerimonia, ma che so, per una gita domenicale. Vedremo appunto le varie differenze. Per ora vi volevo appunto dare un suggerimento, quindi se dovete acquistare un capo, pensatelo sempre in quest'ottica, nell'ottica di acquistare un capo che poi utilizzerete anche altre volte. E anche se questo capo è apparentemente, vedendolo così, un capo elegante, perché a questa parte è interamente in pizzo, io poi sono andata a mettere dei gioielli che in questo contesto fanno molto elegante, potete poi comunque sia sdrammatizzarlo e indossarlo in altro modo. Detto questo, io spero di esservi stata utile. Ovviamente, se scegliete quest'abito per una cerimonia, secondo me quello che è fondamentale è scegliere una bellissima scarpa décolleté. Questa è una décolleté nera con un tacco 10 cm. Un tacco a stillo classico, un tacco, una scarpa leggermente a punta che quest'anno vanno tantissimo di moda perché quest'anno è tornata di moda la punta, mi raccomando. Quindi abbinate, in questo caso siete praticamente vestite avete fatto un outfit veramente con niente. Detto questo, io spero di esservi stata utile. Vi mando un enorme abbraccio.
Un saluto, un bacio a tutti, alla prossima!